movimento Nottave è nato 21 anni fa, diciamo così, in contemporanea con il movimento contro il raddoppio di quell'elettrodotto che vedete passare giù lì a 380.000 volte. Non dovevano farne un altro. Ci siamo opposti, sono scesi in campo delle amministrazioni vicino a noi e questa battaglia, un po' per noi, un po' perché a loro forse non interessava così tanto, non lo sappiamo perché, non diciamo perché, diciamo che comunque quest'opera non è stata fatta, abbiamo vinto. E vincere fa bene, vincere fa un bene da matti, perché guardate che non c'è niente di meglio per rafforzare un movimento come vincere qualche battaglia. Allora, in quel momento c'era quella battaglia in piedi, è arrivato questo problema, perché questo per noi è un grosso problema. I tecnici che erano già in pista su quel movimento ci hanno allertati su questa cosa, no? E le amministrazioni che in quel momento erano vicini sull'elettrodotto hanno continuato ad essere vicini su questo problema. Poi abbiamo aumentato, diciamo, questa sinergia, anche perché noi abbiamo sempre considerato che il territorio fosse una cosa complessa in cui c'erano diversi ruoli e diversi piani, no? Allora, io dico sempre che il movimento Nottave è un movimento molto solido, perché al suo interno ha i tecnici, la gente e le amministrazioni, no? Allora, come tutti gli sgabelli a tre gambe, è la cosa più solida, perché se tu hai quattro gambe il tavolo può traballare, se il tavolo ha solo tre gambe non traballa mai. Può essere non in piano, ma non traballa. Allora, questa è una metafora, però questo rapporto con i sindaci è andato, diciamo così, con gli amministratori, ha avuto degli alti e bassi. I punti più alti sono stati nel 2005, quando c'è stato lo scontro, eccetera, no? E i punti più bassi probabilmente, diciamo, sono stati nel 2008, ecco, quando i sindaci hanno continuato a validare, nonostante tutti i nostri avvertimenti, l'osservatorio di Virano, quando hanno fatto il documento della riposa, quando i loro tecnici hanno sottoscritto in loro nome il documento di Pracatinate. Sicuramente lì è stato il punto più basso. Però poi ci sono state le elezioni amministrative dello scorso anno, sono entrate delle liste civiche fatte in gran parte da della gente del movimento Nottave. Ebbene, abbiamo recuperato una grossa fetta di amministratori. Oggi c'è quasi 180-200 amministratori che sono vicini al movimento Nottave in valle, sindaci, consiglieri comunali, assessori, eccetera. E siamo arrivati fino alla comunità montana, cosa che ha dato un fastidio enorme al PD, al PDL, all'establishment e a tutto il resto. Ecco. Però è un rapporto alle volte conflittuale, perché ci rendiamo anche conto che, vedete, fare l'amministratore è un po' più complicato che fare il Nottave. È vero che hai qualche potere in più, ma c'hai anche delle pressioni in più, c'hai anche delle responsabilità in più, e quindi noi queste cose le capiamo sempre molto bene. Quindi non è che tendiamo a crocifiggere gli amministratori che la pensano diverso da noi, cerchiamo di riportarli sulla retta via, voglio dire, dal nostro punto di vista. Però non è mai un rapporto veramente conflittuale, è un rapporto dialettico anche molto duro alle volte, però le cose si cercano di farle insieme il più possibile.